Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie, sono 18.236 contagi da Covid-19 in tutto il territorio nazionale nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino stilato dalla Protezione Civile Nazionale. I tamponi effettuati sono stati 185.320, la percentuale di positività ai test è del 9,84%, in leggera risalita, ieri era dell'8,7%, dell'ultimo bollettino si segnalano anche 683 decessi e 27.913 persone guarite, che portano ad un decremento degli attualmente positivi di più di 10.000 unità. In questo momento in tutto il paese ci sono 635.343 persone attualmente positive. Il maggiore numero di nuovi contagi si segnala in Veneto con 4.402 unità e in Lombardia con 2.730. Scendono i ricoverati in terapia intensiva di 71 unità. Sono invece 927 i nuovi positivi al Covid, secondo l'ultimo bollettino di all'unità di crisi della regione Campania. I tamponi effettuati sono stati 15.130 per una percentuale di positività al test del 6,12%, in linea con le giornate precedenti. Nuova impennata di guariti ben 2.530, ma altri 48 decessi, di cui 11 nelle ultime 24 ore e 37 avvenuti nei giorni precedenti, ma registrati ieri. Per quanto riguarda le terapie intensive sono 119 i posti letto occupati su 656 disponibili. L'intera Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il paese in sicurezza, e questo è ciò che ipotizza il ministro Speranza durante l'incontro con le regioni, specificando che dove si è attuata la zona rossa nello scorso mese c'è stato subito un brusco calo dei contagi, mentre le regioni che sono sempre state gialle hanno subito un abbassamento della curva decisamente più dilaniato nel tempo. Anche il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, condivide la linea di pensiero di Roberto Speranza, troppo pericoloso tenere aperto durante le festività natalizie, ma se da un lato il governo sembra essere coeso sulla decisione, i rappresentanti delle regioni hanno pareri discordanti. Zaia, governatore del Veneto, si è detto d'accordo a misure più restrittive nel periodo natalizio. Toti, presidente della regione Liguria, invece tuona: perché devo imporre la zona rossa ai Liguri se c'è un RT sotto lo 0,7%? La conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al piano vaccini. Nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa. Il commissario Arcuri invierà alle regioni una sorta di libretto delle istruzioni per il vaccino. Entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzate dalle regioni, e questo perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario previsto. La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di vaccino anti-Covid-19 che verranno distribuite da Pfizer e inviate alle regioni, annuncia l'ufficio del commissario Domenico Arcuri. È proprio lui a fare il punto della situazione. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Dobbiamo essere noi a dare l'esempio e dobbiamo capire tutti che c'è bisogno di un ultimo sforzo. Nei prossimi giorni, per una volta, non dobbiamo pensare solo a trascorrere un buon Natale, ma piuttosto impegnarci a vivere un Natale buono. Sembra un paradosso, forse anche un po' forzato, ma a ben vedere non è così. Che cosa significa un Natale buono? Significa avere cura di noi stessi e dei nostri cari, fare tesoro degli insegnamenti che questa tragedia ci ha consegnato e che ormai fanno parte della nostra quotidianità. Significa essere prudenti, essere cauti, essere pazienti ed essere responsabili. È morto il killer dei treni, Donato Bilancia, autore di ben 17 omicidi tra il 1997 e il 1998 effettuati tra Liguria e Piemonte. Bilancia era noto per la totale casualità e per l'efferatezza dei suoi delitti. Stava scontando 13 ergastoli nel carcere Due Palazzi di Padova. Venne arrestato nel 1998 quando la polizia riconobbe l'auto usata per molti dei suoi spostamenti, complice le innumerevoli segnalazioni per il mancato pedaggio del casello autostradale. Negli ultimi anni aveva conseguito diploma e laurea in carcere, aveva anche ottenuto in passato un permesso per visitare la tomba dei genitori. Altri gli erano stati negati perché considerato ancora un soggetto socialmente pericoloso, e deceduto oggi dopo aver contratto il Covid-19.
Sono 131 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Caserta a fronte di 2.271 tamponi processati per una percentuale di positività ai test del 5,76%, quasi 2,5 punti meno della giornata precedente. I guariti segnalati nel bollettino dell'ASL di Caserta sono invece 638, ma rimangono alti anche i decessi, ben 6 nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia di decessi nella provincia di Caserta a 351 unità. Le città col maggior numero di attualmente positivi sono Aversa, Marcianise e Caserta. Il futuro si costruisce tra i banchi di scuola, per questo è di grande importanza fare la scelta giusta, una scelta consapevole che tenga conto delle proprie capacità ed aspirazioni. Liceali oggi, professionisti domani. La situazione epidemiologica che stiamo vivendo impone la scelta di nuove formule di presentazione dell'offerta formativa ed ecco che l'Open Day diventa virtuale. Di certo l'esperienza virtuale non può sostituire quella reale che consente di vivere il clima manzoniano, di respirarne l'atmosfera, di osservare da vicino una realtà coinvolgente e multiforme, ma nell'attesa di potersi incontrare di persona, annuncia Adele Vairo, dirigente scolastica del liceo Manzoni di Caserta, ormai divenuto vero e proprio punto di riferimento per l'intero territorio casertano, intendiamo fornire ai futuri manzoniani un assaggio del nostro fare scuola, del nostro essere poliedrica ed inclusiva comunità educante. Domenica 20 dicembre gli studenti delle classi terze degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e alle loro famiglie sarà dunque offerta una preziosa occasione per conoscere l'articolata offerta formativa del liceo Manzoni. Famiglie ed alunni saranno accolti dalla dirigente scolastica Adele Vairo, dai docenti e dai ragazzi che vivono questa realtà e che saranno ben lieti di condividere la propria esperienza di manzoniani. In virtù della ricca offerta formativa sono previste 3 fasce orarie per consentire di partecipare agli incontri virtuali e a più persone. Per ciascun incontro è previsto un link dedicato che sarà fornito alle famiglie grazie alla prenotazione tramite apposito modulo accessibile sia sul sito istituzionale del liceo Manzoni che ad una pagina dedicata. Un grande Napoli è uscito sconfitto dalla trasferta di San Siro contro l'Inter per 1-0. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il secondo è cambiato completamente perché i ritmi si sono alzati e i partenopei hanno sfiorato più volte il gol, trovandosi di fronte un Handanovic in versione Superman. Al minuto 70 c'è stata la svolta del match con Ospina che ha atterrato in area di rigore Matteo Darmian, rigore e giallo ad Ospina, ma rosso ad Insigne per alcune parole rivolte al fischietto di Imperia. Lukaku ha realizzato il rigore che ha concesso ai nerazzurri di portarsi a meno uno dal Milan capolista. Ma per gli azzurri c'è anche la brutta notizia della Tegola Mertens, uscito dal campo acciaccato al 15° dopo aver messo in fallo il piede sinistro. Il belga ha lasciato il terreno di gioco in lacrime. Gli esami strumentali, infatti, hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo-secondo grado alla caviglia sinistra, con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate fra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio. Intanto gli azzurri preparano la sfida di domenica contro la Lazio all'Olimpico alle ore 20:45. Per Gattuso, con le assenze di Insigne e Mertens, ci sarà un tridente inedito formato da Lozano, Politano e Petagna. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.